Benvenuti alla diretta di oggi. Abbiamo ospite o ospiti gli analisti di EK Investing. Ciao ragazzi. E Ciao, ciao a tutti, ciao Marco. Marco, grazie oggi per l'ospitalità e un saluto a tutti. Con loro faremo un po' di analisi sui mercati, quindi non solo i mercati cripto, ma anche quelle le tradizionali, le borse tradizionali. Io in descrizione vi ho messo sia il link al loro sito, sia quello al loro canale Telegram gratuito. Io vi invito ad andarlo a vedere perché è molto interessante. Pubblicano cose interessanti tutti i giorni. Io li sto seguendo oramai da un po' di tempo e così almeno potrete, diciamo così, proseguire la loro conoscenza. Insomma, magari passo ad un'altra visualizzazione che secondo me è così ci vediamo meglio. Allora, io partirei subito con la prima domanda. Adesso scrivete pure le domande in chat, io poi gliele giro, però inizio con alcune domande io perché voglio fare un po' il quadro della situazione. La prima domanda ovviamente è Bitcoin. Allora, in che stato siamo, in che situazione siamo per il prezzo di Bitcoin? Perché ovviamente ci sono molte persone che io credo che in questo momento non stiano capendo bene che cosa sta succedendo. Qual è la vostra idea, la vostra analisi? Vai tu, Henry. Vai tu, Sì. tu sei il maestro. Allora, la situazione di Bitcoin è più che mai florida, Bitcoin al vento in poppa. Ci saranno dei ritracciamenti, come è normale che sia. Questa fase che vediamo e che sulla nostra community avevo anticipato già da giorni, me ne è testimone, che ci sarebbe stata una flessione dal 17 fino al 23. Allora, i motivi sono innanzitutto perché siamo sotto equinozio. Allora, io e anche gli altri della community seguiamo la dottrina di Gunn, che praticamente colloca i cicli del mercato all'interno dei cicli naturali. Quindi diciamo che all'equinozio si chiudono i 360 gradi del ciclo naturale dei mercati e inizia un nuovo ciclo. Quindi una flessione, una chiusura di questo ciclo è assolutamente fisiologica. Il trend di fondo di Bitcoin è assolutamente rialzista e noi abbiamo visto anche nella pubblicazione della mappa ciclica che abbiamo tracciato dal niente di meno che dal 22 ottobre del 2022, dove si vede che praticamente dall'ottobre del 2023 sarebbero entrati in sinergia ben tre cicli rialzisti anche di lungo termine, perché stiamo parlando di un ciclo di 144 settimane, di un ciclo triennale e di un ciclo di 180 settimane. Questi cicli stanno lavorando in sinergia rialzista, ecco perché il prezzo è schizzato alle stelle. Quindi è normale che adesso ci saranno dei ritracciamenti. Un'altra fase abbastanza critica potrebbe essere quella dal 15 aprile fino a verso la fine di maggio, dove è prevista una fase ribassista. Insomma, però diciamo che con il vento in poppa che ha Bitcoin, queste fasi ribassiste non potranno mai mandare il prezzo sotto del 40-50%, come si dice in giro, perché questa è una cosa a cui io non credo personalmente. Quindi potranno esserci dei ritracciamenti intorno al 20-22%, 25%, ma più di lì, insomma, non si andrà. Quindi ripeto ancora, poi soprattutto alla luce del fatto che ho visto i dati che praticamente l'ETF in questo momento è in mano al retail, perché c'è una media a disposizione più o meno di 13.000 dollari. E questo è il segnale proprio che gli istituzionali non stanno entrando in questo momento, come io tra l'altro avevo detto da tempo, ovvero gli istituzionali non entreranno a questo prezzo, parlo quindi del prezzo di collocazione. Quindi diciamo che la seconda fase di Bitcoin, della bull run di Bitcoin, dobbiamo ancora vederla perché questo è un ciclo cosiddetto a M, ovvero farà due gobbe con un minimo centrale che secondo me lo dovremmo fare verso giugno, ma poi il trend ripartirà. E tra l'altro ad aprile, più o meno attorno al 20, ci sarà l'halving, e ci sta Guarda caso. anche quello, è un momento di svolta, nel senso che oramai sarà avvenuto. E poi oltretutto maggio solitamente le borse non è che performano molto bene, no?
Sì, certo, anche perché appunto seguendo la dottrina di Gann, noi sappiamo che i mercati sono, sembrerà assurdo, però sappiamo che i mercati sono dominati dal ciclo del grano, perché il grano smuove una montagna di liquidità sui mercati. Il grano, praticamente il raccolto ci sarà verso la fine di giugno, quindi è quel momento che cresce la domanda e tutta la liquidità si sposta quindi nell'acquisto del grano, che, ripeto, cioè con il grano ci si fa la farina, con cui ci si fa il pane, che praticamente è l'alimento più consumato al mondo. Cioè, quindi perché i tecnologici scendono sempre da maggio fino, diciamo, verso la metà d'agosto? Uno dei motivi è anche questo. Ecco, e parallelamente Ethereum invece, io ho notato che si sta muovendo seguendo Bitcoin in questo periodo, cioè non lo vedo molto slegato. Cosa ne pensate? No. Quindi, per te a livello diciamo dei prezzi, è come se Bitcoin ha fatto il primo movimento, mentre ora, diciamo, le altre major, che sono Ethereum, BNB o Solana, diciamo tra le major, stanno cercando di fare lo stesso movimento che ha fatto Bitcoin, quindi almeno attaccare i massimi storici. Quindi sembra proprio che stanno andando a sequenza in questa fase, perché Bitcoin ha aggiornato il massimo, anche se non ha avuto una chiusura, diciamo, sopra i massimi storici, almeno settimanalmente non ha avuto nessuna chiusura, però ha aggiornato i massimi. Stessa cosa, poi sono partiti, diciamo, nel ritardo Ethereum, BNB, Solana, diciamo, tra quelle major. Mancherebbe alla lista XRP, ma siamo molto lontani su questo punto di vista, anche perché XRP non ha aggiornato nemmeno i massimi del 2017, quindi ha un altro tipologia di ciclo, quindi da in maniera un po' autonoma, diciamo. Sì. Ma quindi tu dici che Ethereum, Solana e BNB, queste tre, hanno già iniziato a muoversi, solo che si sono mosse dopo Bitcoin. Sì. Anche perché il movimento più grosso lo hanno fatto queste settimane, cioè nelle ultime mesi, ultime settimane, hanno fatto comunque sia Ethereum sia BNB. Solana è partita molto prima in sé per sé, perché anche a livello di prezzi era sceso oltre il 90%, se non sbaglio, dal massimo storico. Quindi era, diciamo, ha fatto una bella discesa. Di conseguenza non poteva fare tutto insieme, ma è partita molto prima, cioè per sé, anche perché hanno cicli un po' diversi, anche quello con Solana, un ciclo un po' differente rispetto alle altre. Ma quello che diceva prima Enrico su Bitcoin e questa ciclicità vale anche poi per Ethereum, Solana, BNB? Sì, ma in sé per sé tanto... È leggermente sfalsato rispetto a quello di Bitcoin, però è un discorso proprio di liquidità. Sì. E quando girano molti liquidi e ne girano una montagna, ci si butta ovviamente su asset rischiosi. Quindi in questo momento vengono privilegiate un po' più le altcoin, perché si sa che possono fare performance stellari. Ma il ciclo del settore cripto viaggia tutto insieme. Ci sono delle lievi sfasature, insomma, che di solito poi Ethereum anticipa un po' sempre il movimento di Bitcoin, anche di pochi giorni. Io ho fatto l'analisi pochi giorni fa sulla community, in cui Ethereum aveva già attivato lo swing ribassista, cosa che Bitcoin ancora non aveva fatto prima. In range. E infatti mi suonava un po' strano, perché dico, possibile che Ethereum ha attivato lo swing ribassista ma Bitcoin ancora no? E infatti puntualmente è arrivato anche quello di Bitcoin. Questo che cosa vuol dire, l'attivazione dello swing ribassista? Vuol dire che questa fase di spinta, iniziata il 23 gennaio, è definitivamente archiviata. Cioè bisogna comunque prendere coscienza di questo. Quindi questo non vuol dire che non ce ne sarà un'altra. Ce ne sarà un'altra sicuramente di spinta, con un altro swing rialzista, ma che avrà altri ritmi e altri livelli chiave. Però, diciamo, questa spinta iniziata il 23 gennaio con l'attivazione dello swing, con la candela di oggi, è definitivamente archiviata. Quindi diciamo che il massimo che è stato fatto poi, mentre prima era sufficiente superarlo,
adesso dovrà essere breccato, che quindi è diverso perché ci vorranno più volumi in entrata, insomma, ma insomma relativamente cambia pochissimo, perché poi il ciclo di fondo di Bitcoin è assolutamente Ecco, la domanda che in molti stanno facendo, io l'ho letta diverse volte, è allora, Bitcoin ha fatto i massimi, gli altri no, in particolare Ethereum, Solana e BNB, ma c'è la possibilità che li facciano prima, diciamo, di maggio, cioè prima che ci possa essere questa un'ipotetica correzione, oppure perché non sono tanto distanti dai massimi, quindi ce l'avrebbero questa forza oppure no? Sì, Marco, perché se non lo fanno entro maggio, la cosa verrà rimandata in autunno, perché lo sappiamo, agli inizi di giugno la Fed chiuderà i rubinetti della liquidità, e io sto vedendo che tutti i cicli sui tecnologici e non solo portano tutti in quella data, quindi mi immagino che ci sarà un bello scrollone dei mercati, però attenzione, non mi aspetto correzioni importanti, perché c'è da considerare che siamo nell'anno dell'election day, certo. Questo è un anno molto particolare, perché Biden non si presenterà certo alle elezioni con un dollaro debole, quindi vorrà assolutamente un dollaro forte, ma che non penalizzi eccessivamente lo stock market. Ma alla fine poi lo stock market la sua missione l'ha compiuta, perché ha inanellato massimi storici continuamente. Diciamo che quindi apro questa parentesi, l'amministrazione di Biden da questo punto di vista è stata straordinaria, così come Powell è stato forse uno tra i migliori presidenti della Fed degli ultimi 50 anni, perché non ci dimentichiamo che e a fronte di un'inflazione aggressiva le borse americane hanno inanellato massimi su massimi, cioè quindi è stato fatto un mezzo miracolo, quindi anche che le borse dovessero flettere un po' prima dell'election day ci sta tutto, ma di sicuro Biden non si presenterà alle elezioni con un dollaro debole, quindi se la Fed dovrà tagliare la liquidità, e lo farà sicuramente, questo che cosa vuol dire tagliare la liquidità? Che i titoli di Stato che ha comprato praticamente incasserà, ma i liquidi non li rimetterà in circolazione. Quindi è, diciamo, è che è come se il denaro che ha stampato adesso lo bruciasse. Mm-hmm. Ritorno un po' tutto. Quindi mancando la liquidità vengono meno anche gli investimenti su asset rischiosi. E quindi si passerà un po' più sul value, sullo stock value, piuttosto che sul growth, che sullo stock growth. E questo riguarderà anche il settore comunque delle criptovalute, sicuramente. Quindi io immagino che questo è l'anno in cui appunto faremo le due gobbe, e dove il minimo lo faremo a giugno. Ecco, tra l'altro, proprio a proposito di dollaro, io ho notato che durante la prima fase, quella di crescita, quella che, come dicevi tu, praticamente si conclude oggi, c'è stato il dollaro in discesa e Bitcoin in particolare in salita. Poi però, quando c'è stata l'inversione di tendenza, il dollaro in realtà aveva iniziato a risalire. Quindi c'è un qualche tipo di correlazione, intendo, tra il dollar index e i mercati cripto, oppure è su una sorta di, come dire, casualità, ecco? Assolutamente sì, e proprio perché tutti i mercati, questo che piaccia o no, sono al cambio con il dollaro. Soltanto il discorso è che quando il settore cripto ha così il vento in poppa, ha una forza devastante, quindi è difficile che si fai condizionare dalla correlazione con il dollaro. Okay. Quindi quando i volumi sono bassi, diciamo, e la liquidità sugli exchange è piuttosto limitata, allora soffre di più la correlazione inversa. Certo. Mentre quando c'è il vento in poppa, Bitcoin c'ha una forza devastante, quindi anche un rialzo del dollaro diciamo che incide relativamente sull'andamento del prezzo. Se dovessero abbassarsi i volumi, allora Bitcoin soffrirà di più. Perché? Perché il dollaro ha cominciato la sua salita, e che sarà così, immagino, fino all'election day. Ha fatto il dollaro uno swing, veramente il dollar index uno swing da manuale, sia sul prezzo che sul tempo, quindi quello è il segnale che comincerà a salire.
Sì, altro, oltretutto la Fed ne ha ancora parecchi da ritirare di dollari, perché ce ne sono ancora tantissimi in giro, e in effetti fino ad ora ne ha ritirati pochi, giusto probabilmente perché quest'anno è così, quest'anno ci sono le elezioni, non è che possono permettersi di fare chissà quali... ok, passo alle domande della chat, poi magari se mi viene in mente qualcun'altra ve la dico. Ce n'è una che io vi dico, io non ho capito, poi spero che per voi sia più chiara. Per quanto riguarda lo Square of Nine, ci potete fare un esempio sul suo utilizzo? Sì, no, non lo posso fare perché praticamente ci vorrebbero almeno 3 giorni di lezione per farlo, perché è uno strumento molto complesso. Bisogna pensare più sul tempo che sul prezzo, e quindi è un meccanismo abbastanza complicato da usare, cioè non lo posso fare in chat e meno che mai in collegamento con Marco Gattioni. Certo, perfetto, sì. Per quanto riguarda le questioni fiscali e dichiarazioni, io le lascerei perdere, non so se siete d'accordo, perché a parte che sono complicato, quindi io non so niente. Sei più esperto tu, Marco. No, figura. Beh, in effetti al mio commercialista glielo dico io cosa fare, perché lui non sa niente, ma questa è un'altra questione. Poi magari sbaglio, quindi io lascio perdere di queste cose. No, invece questa è una domanda invece che ha più senso. Fino a che percentuale di ribasso prevedi? Io però qua magari distinguerei tra Bitcoin e altcoin. Però quali possiamo ipotizzare che siano le percentuali di ribasso? Allora, per Bitcoin la faccio io, per le altcoin è meglio Eldi, perché sulle altcoin è molto più ferrato, certo, di me. E immagino che su Bitcoin dal 22 al massimo il 27% più o meno di ritracciamento, che sarà assolutamente salutare. Sì. Anche perché un ritracciamento, diciamo, del 22 al 27% darebbe abbastanza profondità al trend per creare un nuovo swing e attivarlo e rompere quindi il precedente massimo. Quindi abbiamo bisogno di rincorsa, capito, Marco? Sì. Poi, insomma, sono cose che sono già accadute talmente tante volte sui mercati cripto che sono normali per chi segue più che sui mercati. Sì. E poi parliamo di ritracciamento, di inversione, quindi siamo abituati anche... No, però i ritracciamenti, se parliamo di altcoin, su quelle piccole, così la stavo guardando oggi, addirittura qualcuna stava già al 33% rispetto al massimo di qualche giorno fa, perché tanto purtroppo dipende dal market cap sull'altcoin, però se su Bitcoin parliamo del 25%, sull'altcoin quelle di medio market cap o più basse, tranquillamente il doppio. La base è quella del... Se vediamo che c'è un... Quando Bitcoin fa il minimo dopo il massimo storico, più o meno ritraccia del 70%, mentre alcune altcoin vanno anche fino al 95%. Tranquillamente. Dove comunque il rapporto sia più o meno quello, ecco. Sì, l'ultimo bear market, diciamo, è stato meno potente sull'altcoin rispetto a quello del 2018, perché nel 2018 io ricordo che alcune altcoin hanno fatto anche diviso 100 rispetto al massimo. Ti ricordi? Mamma mia. Quindi con l'altcoin vedi di tutto e di più. E invece, per quanto riguarda i mercati tradizionali, visto che c'è anche una domanda a riguardo, ma io estenderei il ragionamento un po' a tutto il comparto legato all'intelligenza artificiale. Allora, io invece, il mio dubbio, che è una domanda che mi fanno spesso anche, è questo. Ma c'è una bolla in questo momento sui titoli legati all'intelligenza artificiale, oppure, di nuovo, è un trend ascendente, diciamo, come quello di Bitcoin? Allora, la domanda è corretta e la risposta è un po' articolata, perché la bolla speculativa sull'intelligenza artificiale c'è sicuramente, però è anche vero che è nato un trend che sarà inarrestabile molto probabilmente nei prossimi 50 anni. La bolla dov'è? La bolla è su certi titoli, tipo Nvidia,
Alcune altre big cap che stanno comunque investendo veramente somme ingenti sull'intelligenza artificiale, e quei titoli sono sicuramente sopravvalutati. Ma c'è un'altra cosa importante: sta nascendo un movimento di settore. Quindi praticamente sul Nasdaq ci sono almeno una quarantina di startup che saranno le prossime Google, Amazon, Microsoft. Perché? Perché non si trattano solo sull'intelligenza artificiale, ma nelle sue applicazioni. Certo. Perché adesso è quello il business. Ovvero questa intelligenza artificiale, una volta che funziona, a che cosa la possiamo interfacciare? Quindi il business sarà l'interfaccia, perché ovviamente ci vorranno server più potenti, ci vorranno delle trasmissioni dati più efficienti, e soprattutto un altro settore, e Eldi lo sa perché abbiamo un ETF, no, che sta andando benissimo, sulla sicurezza informatica. Quindi sta nascendo un movimento di settore che va al di là della bolla speculativa, perché la bolla speculativa è sulle big cap, ovvero Nvidia, che sono assolutamente sopravvalutate, ma il settore praticamente è ancora in embrione, sta nascendo. Ecco. Sì, questa è molto interessante questa distinzione, perché questo fa capire tante cose. Io non l'avevo mai fatta questa distinzione e facevo fatica a capire. Adesso è molto più chiaro, perché così è diciamo, sembra quasi ricordare le dot-com del 2000. Cioè, per sé potenzialmente siamo in quella fase sull'intelligenza artificiale. Cioè, potenzialmente è un super trend, siamo solo agli inizi. Un articolo interessantissimo dove tra le righe diceva proprio questo, ovvero non investite direttamente su Nvidia, cioè investite sul movimento. Dovevi farlo prima, su Nvidia dovevi farlo prima. Ha bisogno di tutto. Certo, e a proposito di questo c'è una domanda, cosa ne pensate di progetti come Gala, Render e Near? Io ad esempio quasi non li conosco. Conosco i nomi e tutto, ma personalmente non li seguo, personalmente. Cioè, conosco per esempio la fama su Gala, perché tanto è normale, se sei di questo settore, per forza delle cose le hai viste, però nel senso non seguo i progetti internamente o altro, anche perché di base mi sono fermato di seguire i progetti tanti anni fa, ecco, perché tanto diciamo che tante promesse, ma... Gala, Mana, erano progetti sedicenti connessi al metaverso soltanto perché andava di moda, ma certo, il metaverso non è nulla, così come tutte quei progetti cripto che millantano connessioni con l'intelligenza artificiale, è falso, non è così, ce ne sarà qualcuna, e se c'è viene sicuramente oscurata dall'immondizia che gli gira intorno. Il discorso è questo, perché questo è un discorso che io ho fatto tante volte. Se c'è veramente qualcosa di valido, arrivano i vari Elon Musk, Zuckerberg, mandano il loro autista con la valigetta di soldi dallo sviluppatore, si comprano tutto il progetto, lo inglobano nelle loro società e lo sviluppatore lo mettono a capo della sezione. È andata sempre così, è andata così con WhatsApp, è andata così con YouTube. Quindi questi progetti, se vogliono avere la speranza di potersi sviluppare autonomamente, devono inventarsi un'altra cosa sull'intelligenza artificiale, ovvero quello che dicevo prima, un modo efficiente per interfacciarsi e fare in modo che venga fruibile nella quotidianità o nei servizi o nell'industria, che è quello che abbiamo sempre aspettato dalle altcoin fin dal 2017, ma che ancora non abbiamo visto mai. Abbiamo visto soltanto promesse sui white paper, strombazzate di rivoluzioni planetarie, cioè non abbiamo visto nulla. Quindi, per quanto mi riguarda, il settore cripto per me è Bitcoin innanzitutto, Ethereum forse, ma ci credo, e pochissime altre, perché il resto a me dà un po' l'impressione che esista soltanto per alimentare questo casino online, insomma. Questa è la stessa cosa che dico sempre anch'io, però forza di ripetere, prima o poi lo capiranno. Quindi voi escludete che si possa, diciamo così, investire nell'ambito dell'intelligenza artificiale sui mercati cripto, cioè l'intelligenza artificiale, gli investimenti si fanno sull'azionario.
lo ritengo, cioè, investire in questo momento, investire sull'azionario anziché sulle cripto che millantano questa connessione con l'intelligenza artificiale, è anche più facile. Perché? Perché sono tutte quotate sul Nasdaq, che quindi comunque è già una garanzia. Perché? Perché comunque devi avere dei requisiti di base per essere quotato. E non solo, ma hanno i bilanci pubblici. E i progetti sono veramente spiegati bene nei loro siti. Di queste criptovalute invece connesse con l'intelligenza artificiale non si sa nulla, non si sa neanche chi c'è dietro. Non c'è, quindi essendo una criptovaluta non c'è un bilancio, non ci sono, c'è una totale asimmetria informativa, cosa che invece nel mercato azionario l'asimmetria informativa è totale, perché è tutto pubblico. Quindi investire sull'intelligenza artificiale, mi rivolgo soprattutto agli investitori cripto o anche i neofiti, è soltanto una questione di pigrizia mentale. Cioè, come vi studiate il white paper di una cripto sull'intelligenza artificiale, studiatevi anche un po' un bilancio, perché forse è anche più facile, perché ci sono anche più informazioni. Quindi è soltanto una situazione di pigrizia mentale. Si vuole investire sull'intelligenza artificiale, ma ci si fossilizza sul mercato. Cioè, guardatevi anche intorno, perché, come ripeto, sul Nasdaq sono quotate delle società, saranno almeno una cinquantina, che saranno le nuove Amazon, le nuove Google, le nuove Microsoft. Quindi potrebbero anche, ovviamente sempre in teoria, produrre dei guadagni magari paragonabili a quelli che si possono fare sul mercato cripto. Per carità, poi sul mercato cripto in realtà bisogna sempre stare attenti, perché poi quei token che vanno tanto su magari sono solo bolle. Poi vanno tanto giù. Ecco, bisogna vendere al momento giusto. Invece nell'azionario è diverso, perché tu puoi anche tenere un titolo, se tu avessi comprato Apple 20 anni fa ce l'avresti ancora in portafoglio e te lo terresti. Marco, questo è un momento in cui ci sono alcune startup sui tecnologici che stanno facendo delle performance da criptovalute. Io ho presentato un titolo sulla nostra community che da sarebbe Applied Optoelectronic, praticamente trasmissione dati via per fibra ottica, sempre al servizio dell'intelligenza artificiale. Certo. E da novembre del 2023 ha fatto il 1400%. Ma in 4 mesi? Esatto, da novembre del 2023 ha fatto il 1400%, cioè quindi un settore in fase veramente di esplosione. E ci sono queste startup, ce n'è anche un'altra, per esempio Arista ha fatto il 205%. Stanno facendo performance da criptovalute, con la differenza che di queste società si sa tutto, perché i bilanci sono pubblici e sono quotati al Nasdaq, quindi dietro non c'è il truffatore. Appunto, cioè, innanzitutto sono società vere. Essere quotato al Nasdaq. E non uno che ha creato un token così su Solana, cliccando su Solana o su Ethereum, non è che... Ecco. E invece Crow, Crypto.com, potrebbe avere ancora spazio per crescere? Perché io per quanto mi riguarda sì, nel senso, per quanto mi riguarda sì, perché è una di quelle che, sai perché? Perché più che altro si riescono a pubblicizzarsi molto bene, e questo al giorno d'oggi, anche se non hai un prodotto eccellente ma riesci a pubblicizzarti bene, vuol dire tanto, e loro su questo punto di vista sono i primi. Quindi io credo che, dato da questo fattore, comunque a livello pubblicitario hanno una potenza importante, possa solo che migliorare nel tempo. Quindi è una di quelle che, secondo me, terrei d'occhio, perché credo che possa nel tempo comunque rimanere nel tempo. Ecco. Non è una moda passeggera. Ecco, ecco perché però nel 2022 ha sofferto parecchio, quindi tu dici quella sofferenza lì era solo un passaggio, un momento. Ma quello tanto, Marco, tutte l'hanno fatto, il processo tanto quello lo ha fatto Ethereum. Nel 2018 Ethereum stava, dopo i 1.400, non so quando era andata, è andato sotto i $100. Sì. Quindi queste fasi fanno parte di questo mercato pazzo che vuoi o non vuoi il processo.
È un mercato pazzo, l'hai detto, e quindi queste cose capitano, cioè non è strano quello che è capitato ancora. No, no. Però dietro c'è un'azienda seria, ecco. Sì, sì. Personalmente, almeno in questi anni, da quello che ho visto e tutto, lo ritengo uno di quei progetti comunque che possono avere futuro. Ecco, c'è questa domanda che io non ho capito, vi giro. Come mai dite minimo a giugno prima della bull run, quando da maggio ci dovrebbe essere la partenza dell'accelerazione rialzista, dice tre cicli? Io non so cosa sia. Sì, è l'analisi, diciamo, che abbiamo condiviso da mappa ciclica, quella che ne abbiamo parlato all'inizio, dove avevamo previsto i tre minimi nel 2023 che si sono avverati, perché Enrico ha parlato del, diciamo, dove questo ritracciamento, anche nell'ultimo articolo che abbiamo condiviso, noi ci aspettavamo questo ritracciamento dalla settimana del 9 marzo, quindi questa fase di ritracciamento noi ce lo aspettavamo. Di conseguenza ci aspettiamo anche che da fine aprile comunque parta l'ultima fase, che è quella ancora più importante, più prepotente della, diciamo, della vera bull run, che è quella che può dare anche ci può essere anche l'alcol insieme con questa fase. Esatto, cioè sono cicli settimanali, ovvero le inversioni sono comunque molto lenti. Questo è tutto quello che va visto sul grafico settimanale, rende già un po' l'idea, ma sul grafico mensile che andrebbe guardato. Quindi sul grafico settimanale vedremo un inizio di inversione, diciamo, verso la fine di aprile, ma potrebbe esserci anche un minimo verso la fine di giugno. Poi io immagino che da luglio, verso la metà di luglio o anche agosto, il prezzo cominci a spingere, che dovrebbe comunque arrivare verso il nuovo massimo storico intorno a ottobre-novembre. Insomma, diciamo che da luglio a ottobre tutte le settimane sono buone per il massimo storico. Poi io, come chi mi conosce sa, che io detesto il chiacchiericcio da social, quindi non faccio ipotesi di prezzo, perché seguendo la tecnica di Gunn so che i trend invertono sul tempo e non sul prezzo, e quindi finché questo tempo non scade tutti gli scenari di prezzo sono aperti, ma sia al rialzo che al ribasso. Quelle analisi con dovrebbe, andrebbe, farebbe, sarebbe non servono a nulla, non vi tolgono un centesimo dalle tasche, neanche ve lo mettono. È il tempo che bisogna guardare. Il tempo comunque ci dice che più o meno il nuovo massimo storico è previsto intorno a quei mesi, diciamo nell'arco di 2 o 3 mesi. E invece, secondo voi, quando è che Grayscale potrebbe finire di liquidare le caterve di Bitcoin? si sta parlando dell'ETF di Grayscale, ok? Sì, sì, sì. Ho visto che anche ieri, mi sembra, ha venduto 600 milioni di obbligazioni, non so cosa, per acquistare altri bitcoin. Diciamo che è abbastanza focussato su bitcoin. Sì, poi si vede benissimo anche su... niente aggiornato comunque la vendita di bitcoin. Ma ripeto, immagino che quando Grayscale avrà finito di vendere i bitcoin cominceranno ad affacciarsi gli istituzionali, che sono appostati, io questo lo ripeto sempre, ragazzi, sono appostati sempre sul lato opposto del sentiment. Sì. I minimi e i massimi gli istituzionali non li fanno loro, non partecipano a minimi e massimi, certo. Lo fanno fare i retail. Loro intervengono dopo, perché? Perché si posizionano sul lato opposto. Quindi quando abbiamo sull'indice Fear and Greed, siamo al massimo dell'euforia, gli istituzionali o non ci sono o si cominciano ad appostare per vendere allo scoperto. Così come quando la fiducia è al minimo, quello è il momento in cui gli istituzionali si muovono. Siete d'accordo sul fatto che questo ciclo, quello in atto, è, diciamo, completamente anomalo, differente, a causa del fatto che sono arrivati gli ETF sulle borse USA? Abbastanza, no. Sì. Io non ritengo un'anomalia il fatto che abbia fatto un massimo prima dell'halving. A me sembra assolutamente normale, perché
ormai abbiamo visto già con due o tre precedenti, mi sembra, che Bitcoin si muove con il ciclo dell'halving. Quindi diciamo che quando questa statistica comincia un po' a prendere corpo, è chiaro che chissà che tra un po' ci sarà l'halving, inizia a muoversi anche prima. Cioè, quindi non è nessun segnale quello di aver fatto il massimo prima dell'halving. Però sicuramente l'ingresso degli istituzionali ha cambiato un po' la struttura ciclica di Bitcoin, sicuramente l'ha cambiata e la sta cambiando. Quindi questo ciclo a me sembra un pochino anomalo rispetto ai precedenti. E invece, sul Nasdaq e Standard Poor's 500, abbiamo già fatto il tetto? Cioè, i massimi che sono stati fatti sono quelli? Ciclicamente no, perché purtroppo, dico purtroppo, perché parecchia gente si farà molto male, hanno ancora spazio per spingere. Io pensavo che già dalla giornata di ieri iniziasse a venire giù il Dow Jones, perché di solito il settore industriale è un po' quello più sensibile. Sì. E invece no, se sta oggi praticamente ha fatto un altro swing e ripartirà un'altra volta. Cioè, siamo di fronte veramente a una follia. Quindi anche gli indici americani avranno ancora un po' margine di salita. C'è però un dettaglio, ovvero si sta allargando un po' il trading range. Infatti se sui grafici andiamo a guardare l'ATR ai massimi sugli indici. Questo che cosa significa? Che quando si allarga il trading range e il prezzo comunque, la quotazione non riesce a spingere più di tanto, vuol dire che le mani forti cominciano ad essere un po' al lavoro e stanno creando un po' di turbolenza. Quindi diciamo che sta iniziando forse un po' la fase distributiva. E questo è già un segnale che comunque benché abbiano ancora margine di salita, faticano sempre un po' più a spingere rispetto a prima. Perché comunque anche per gli indici, sia per il Nasdaq che Standard & Poor's, che per il Dow Jones, anche per loro vale lo stesso quanto detto per Bitcoin. Hanno avuto un ciclo praticamente simile, ma anche per loro quella spinta nata più o meno in quel periodo si è esaurita. Però gli indici stanno creando un altro ciclo rialzista, cosa che Bitcoin invece non sta seguendo. Ma questo è... Attenzione, non cicli di medio o di lungo termine, perché in questo Bitcoin assolutamente il vento in poppa. Sì, certo. Ma quindi anche le borse tradizionali americane risentono di quel fenomeno che dicevamo prima della liquidità del 2024 alle elezioni? Assolutamente sì. Cioè quello è una dinamica che si ripercuote su tutti i mercati finanziari, quella. Sì, assolutamente sì, infatti lo si vede perché il mercato è fortemente sbilanciato verso i titoli più rischiosi. E sono praticamente mesi che vedo su Finviz tutti i giorni che le borse americane fanno anche fino a un 70-80% di nuovi massimi al giorno. Cioè, questa è veramente una follia. Sono mesi che va avanti questa storia, non sto più vedendo un periodo in cui sono stati fatti, hanno prevalso i minimi anziché i massimi, ma sto parlando di percentuali del 70-80% di nuovi massimi al giorno. Quindi vuol dire che a turno praticamente stanno facendo tutti il massimo, capito? Invece su Solana cosa possiamo dire? Ovviamente anche sulla base di quello che è già successo nei mesi scorsi. Lo specialista. Ma su Solana, guarda, vediamo se prendo un grafico riferimento. Su Solana, allora, a livello di tempi, ha un doppio ciclo importante. A metà maggio ha una doppia scadenza temporale, quindi la settimana di metà maggio lì starei attento per capire un po' dove ci troviamo su Solana, se siamo sopra nuovi massimi o siamo sotto nuovi massimi. Perché da lì comunque vuoi o non vuoi partirà un nuovo trend. Quindi a livello positivo si dovrà trovare sopra i massimi per quella data, diciamo. Se siamo sotto, starei attento perché comunque c'è una doppia scadenza temporale importante che è partita, diciamo, dal minimo quello di $10, $9 che c'è stato. Quindi lì è da stare un po' attenti su questo punto di vista.
Nel breve è importante che comunque non chiuda, almeno sul settimanale, sotto i 170-172, è il prezzo attuale. Perché se chiudiamo questa settimana sotto questo livello, c'è il rischio, non grosso, perché comunque anche Solana ha il vento al poppa, però almeno di tornare ai 145-150, cioè. Sì, comunque però, è messa bene Solana, è messa bene. E ma secondo te è uno di quei progetti cripto che, diciamo, di lungo periodo, cioè di quelli solidi, che, oppure è uno di quelli che, su cui, cioè tu prima citavi Crypto.com, perché comunque dietro c'è un exchange. Quello che vedo io su Solana, un'opinione personale, è molto simile a Ethereum, proprio anche per il movimento, perché cioè, sulle altre, nei bull market, poi bear market, diciamo, c'è stato la moda, poi scendevano giù e non tornavano più sui massimi storici, o comunque c'è stata speculazione e poi tornavano di nuovo giù. Su Solana quello che vedo è che è molto simile a Ethereum, anche a livello di comportamento. Quindi su quel punto di vista è l'unica nel suo genere che si sta comportando in questo modo. Quindi è simile su Ethereum anche poi nei movimenti, in questa ciclicità che sta seguendo. Ed è l'unica. Quindi poi non lo so, nel senso sul progetto, perché non conosco internamente il tutto, però la particolarità. Io sono d'accordo su quello che hai detto, perché in effetti c'è Bitcoin, c'è Ethereum, e poi l'unica che sembra avere qualche cosa di simile a Ethereum sembra essere Solana in questo momento. Cioè, BNB è un'altra cosa, c'è Binance, Crow è un'altra cosa. Esatto, BNB lo puoi confrontare con Crow. Solana, perché dietro la blockchain di Solana comunque si muove tanto dietro, quindi di conseguenza è come Ethereum, dietro Ethereum mondo, se no. Forse, guarda, io non so, si è sempre parlato di Ethereum killer, però fino ad oggi secondo me non se n'è mai visto nessuno. Solana è l'unico che inizia a assomigliare a Ethereum. Sì, è l'unica infatti che può, diciamo, attualmente al giorno d'oggi fargli concorrenza su questo punto di vista, per quanto può essere. Sì. E invece cosa ne pensate del fatto che la SEC ha iniziato questa campagna per classificare Ethereum come security? È appena uscita la notizia che sembra che ci siano, non è stata confermata, ma sembra ci siano delle indagini della SEC, perché hanno fatto la richiesta degli ETF su Ethereum Spot e a quanto pare la SEC non è convinta. Secondo voi come andrà a finire questa storia di Ethereum come security? Ma questa è una storia vecchia comunque, che ci hanno già provato, no? Se non sbaglio, Marco. Sì, è una cosa che va avanti da un anno almeno. Sì. Diciamo che se Ripple ha vinto la... se Ripple è uscito vincitore, diciamo che forse quella messa peggio, non so quanto li possono fare Ethereum. Lo penso anch'io. In effetti io sono stato il primo a stupirmi del fatto che XRP abbia vinto, ero convintissimo che avrebbe perso, invece ha vinto. Credo che anche la SEC non vince una causa a memoria d'uomo, quindi non è che non devono avere degli avvocatoni, diciamo. Infatti. Ma sì, ma poi anche come si muovono, io ho qualche dubbio su come si stia muovendo la SEC negli ultimi anni, nel senso sembra che faccia un po' propaganda, ecco, con queste cose, non lo so. E invece aspetta, questa è forse un po' difficile come domanda: quando ci sarà un minimo tra halving e giugno, poi forte ripartenza? Quando era difficilissimo, quindi dopo l'halving e prima della ripartenza ci dovrebbe essere un minimo, nel senso, intendo, immagino un minimo sotto le cifre attuali, perché adesso un piccolo minimo l'ha già fatto. Cioè, parliamo di minimo annuo, insomma, di quanto sarà mai, insomma. Non credo che ci siano delle correzioni molto profonde. Parlo però di minimo, è importante da ciclico, perché se abbiamo uno swing su grafico settimanale, perché è quello che va guardato, sul grafico settimanale, quello è il segnale che inizia la nuova bull run. Quindi appena avremo, se facciamo il minimo a giugno, quindi ecco, con i tempi ci siamo, perché sono più o meno 3 o 4 settimane per la convalida dello swing, quindi siamo più o meno agli inizi di luglio, è che è da lì che deve partire la spinta.
Sì. Beh, che tra l'altro è qualcosa di simile a quello che accade nel 2021. Esattamente, certo. Perché questi cicli poi su Bitcoin si vede abbastanza bene, tendono a ripetersi nell'arco dell'anno, cioè è marzo, è maggio. Infatti ho parlato prima dei cicli di Gann che sono collocati all'interno dei cicli naturali, e come all'equinozio iniziano nuovi cicli, al solstizio si fanno o nuovi massimi o nuovi minimi. Io sfido chiunque, andatevi a guardare qualsiasi asset e vedete che o hanno fatto il massimo a giugno o hanno fatto il minimo, così come a dicembre o fanno il massimo o fanno il minimo, mentre il setup, quello dell'equinozio di primavera, è di solito un setup di continuazione del movimento. Quindi quello che darà, diciamo, la spinta finale. Giustamente qualcuno fa notare che quello che sta accadendo a Pepe, alla Membercoin Pepe, ne ha citata una, ma si possono citare tante altre, fa davvero pensare che ci sia pazzia da FOMO. Ecco, io concordo, credo che sia evidente, ma secondo me il punto chiave qua sono le Membercoin. Cioè, la domanda è, ma conviene speculare sulle Membercoin oppure conviene ignorarle completamente? Io, ad esempio, le ignoro completamente, però è una mia scelta. Sì. Se parliamo di investire, non lo farei mai. Se parliamo di speculare, se si può guadagnare, perché no? Quindi sulla speculazione va benissimo, nel senso, su quello assolutamente sì. Problema, Marco. Nel senso, sono contro le meme a prescindere, nonostante facciamo trading e tutto, non le guardo nemmeno, però, nel senso, c'è a chi piace, nel senso, chi le vuole tradare. Però come le analizzi? Se per te sono abbastanza simile al resto. Il problema è che anche queste percentuali ci sono state queste settimane, o ti butti sul treno in corsa, nel senso tradandolo con sapendo dove proteggerti e cercare di appunto lasciare andare dove il trend, o se no ti fai male, capito? Bisogna avere un approccio un pochettino più raffinato, non del tipo compro e poi aspetto che è e vendo. No, puoi avere fortuna, quello che vuoi, ma nel senso non è fatto per quello, ecco. Se si riesce a speculare, ci guadagni bene, se no non ci puoi fare affidamento su questo punto di vista. Questa è una domanda un po' strana. Un giorno vedremo mai Solana ai prezzi di Ethereum? Solana ai prezzi di Ethereum? Vuol dire un market cap importante. E invece io la girerei in un altro modo. Per quanto riguarda invece il market cap, secondo te è possibile immaginare che Solana riesca ad arrivare al market cap di Ethereum? Perché sui prezzi ovviamente non ha molto senso il confronto, ma sul market cap? Il market cap di Ethereum, ora non so bene il rapporto qual è, ma mi sembra che sia 380-390 miliardi quello di Ethereum, cioè e Solana è a 75. Sì, ma potenzialmente non so se in questa fase, perché vuol dire comunque un altro incremento di non so, 5-6 per adesso, non so bene quanto è il market cap, ma a livello di market cap sì, un domani ci può arrivare, perché comunque è un market cap fattibile. Non è che parliamo di numeri come si legge ogni tanto, chi chiede se Pepe o Shiba possono arrivare a dollaro, dove basta un minimo di matematica, diciamo. Per 10 milioni per cento, ovvio che non fa. Ma invece secondo voi Ripple, cioè XRP, ha un futuro? Ma personalmente credo di sì. Credo di sì, nel senso, però anche lì è molto Ripple è molto magheggi dentro, diciamo, cioè non è del tutto pulita, quindi credo che avrà futuro, però è molto sporca anche all'internamente, almeno quello che vedo in tutti questi anni, c'è molta manipolazione su Ripple e non è manipolazione di retail, ecco. E poi ci sono loro che ogni tanto iniziano a vendere di brutto e quindi sono cose non bellissime. Diciamo che da quel poco che so io di
Ripple è una di quelle cripto che può avere veramente un'applicazione pratica, può essere collocato, cioè, quindi immagino che forse tra le big cap XRP ce la metterei sicuramente, ma occhi chiusi proprio. Sì, no, infatti anni. Io sono dello stesso parere su questo. E ecco, io invece voglio farvi questa domanda qua, ci tengo molto, perché io ho letto da diverse parti, diverse fonti, che sostengono che in questo momento, quindi non per quanto riguarda il resto del 2024, ma in questo momento il bottom del prezzo di Bitcoin potrebbe essere 58.000 euro. E secondo voi è plausibile questa ipotesi? Dollari, scusate. Sì, più o meno siamo dai 58.000 a 53.000, insomma, 53.000 proprio per vederla male, Sono però più o meno dovrebbe essere quella la quota di però io ripeto, le inversioni ci sono sul tempo e non sul prezzo, quindi questo tempo toccato, tutti gli scenari di prezzo sono aperti, però diciamo che ovviamente ci si basa anche un po' sulla statistica dei movimenti del passato. Certo. E quindi ci sono dei segnali sia tecnici che ciclici che difficilmente oltre quella quota non andranno. Nella percentuale market ha sempre ragione, quindi può succedere di tutto, insomma, si fanno supposizioni, però si disegnano scenari di natura probabilistica, ma alla fine serve a poco. Quello che dico sempre io, cioè, il trader non deve essere bravo a prevedere un target, a prevedere un prezzo, ma la bravura del trader sta nel saper tracciare lo scenario più negativo possibile. Perché? Perché è il capitale che va difeso, non la reputazione dell'analista che ci ha azzeccato, non ci ha azzeccato, non ci ha preso. Quello deve fare. Bisogna farsi trovare pronti al peggio, perché tanto quando nel caso del Bitcoin c'ha così il vento in poppa, non devi preoccuparti di nulla, perché fa tutto da solo. Sono d'accordissimo. Ma voi avete esperienza di bot che facciano quindi trading automatico, tra virgolette, che diano davvero profitto? No, personalmente no, neanche sui mercati convenzionali. Cioè, tutti, a meno che non sei Unger e te lo fai programmare da lui, ma se no tutti i sistemi crashano. L'unico modo per guadagnare con questi sistemi automatici è averne almeno 20 e sapere quale tenere accesi e quale spenti. Ma per fare questo bisogna avere delle competenze che sono alla pari del trader discrezionale. È molto difficile sapere quali sono le fasi di mercato in cui devo tenere acceso quel bot o devo spegnerlo o devo tenere acceso quell'altro. L'unico modo per guadagnare con i bot è questo, averne 20 e sapere quale accendere e quale spegnere. E qua vado veloce perché siamo addirittura d'arrivo, abbiamo solo 10 minuti, c'è ancora qualche domanda, così le finiamo tutte. Uniswap, cioè Uni, riuscirà a riprendersi? Ricordo che Uni aveva fatto una bella performance, poi però ha avuto un bear market potente, però Uni è il token del maggiore DEX, del decentralizzato del mondo, quindi potrebbe riprendersi il prezzo di Uni? Anche Uni su quel punto di vista ha fatto la fase che fanno tutti, quindi è nata, ha subito il bear market e ora deve rispondere, nel senso, come si deve. Ha già avuto ha già iniziato, diciamo, a dare qualche risposta. Personalmente credo che dietro a Uni ci si muove un po' di roba dietro, quindi credo che possa fare bene proprio anche in futuro. Quindi stiamo prendendo proprio i progetti che potenzialmente si possono salvare anche sul lungo termine. Io direi che Uniswap ha già dimostrato come progetto, intendo, di essere il numero uno. Poi vabbè, sai, in campo DEX poi salta fuori quello su BSC, quello su Solana, però Uni... Però attualmente... rimane il numero uno. E invece quest'altra domanda io ve la faccio in maniera diversa. Cioè, si può definire un target di prezzo per il top di Bitcoin tipo 100.000 o 120.000 dollari? No, se vogliamo giocare sì, ma non si può prevedere. Perché questo? Perché quando FOMO, nessuno può prevedere la portata della FOMO. Certo. Poi soprattutto, Marco, questi sono mercati molto immaturi. Perché? Perché diciamo che la platea è molto giovane e che quindi è anche molto umorale.
è soggetta anche che basta un minimo ritracciamento, se scatena un panic sell che rovina tutto. Certo. Quindi le calcoli che si possono fare sui target non sono tanto sui target, ma sui punti dove si incontreranno delle forti reazioni di prezzo. Allora, quindi la prossima forte reazione di prezzo, sappiamo matematicamente che ci sarà a 83.500, e si ricollega anche al fatto questo di quanto sia salutare uno storno, perché uno swing che parte da un livello più basso mi farà calcolare di nuovo un target ancora più alto, però finché non ho questo swing, non ho questo minimo relativo, non posso calcolarlo. Adesso, allo stato delle cose, il massimo di Bitcoin è possibile che sia 83.500. Però, vi ripeto, è ancora presto e non lo sappiamo. Io vi dico allo stato delle cose, cioè che se questa spinta partita il 23 gennaio non si fosse fermata, il target era quello. Sì. Concordo. Invece, cosa ne pensate di power low o stock to flow? Io power low non so che cos'è, però lo stock to flow comunque volevo chiedervelo se secondo voi è qualche cosa che per quanto riguarda Bitcoin in particolare abbia senso utilizzare per fare almeno una proiezione di prezzo. Power low anche io non so cos'è sinceramente, lo stock to flow sappiamo cos'è, però diciamo che deve essere preso con le pinze, ecco, nel senso non ci si deve affidare ciecamente alla stock to flow, anche perché sennò sarebbe troppo facile, nel senso di comprare sul minimo delle... Se vogliamo giocare a fare previsioni va bene pure quello, ma non c'è nessuna base statistica quello, è niente. No. Vado velocissimo perché così stanno arrivando un sacco di domande. Allora, oltre a Uni di Uniswap, invece Cake di PancakeSwap, possiamo dire qualcosa di simile? La seguo poco niente, ti dico la verità, almeno personalmente. L'ho seguita quando nel 2020-21, quando ha avuto diciamo il suo trend. Ora non so cosa si sta muovendo dietro, però... sembra che è stata un po' una moda passeggera, come c'è stata con VeChain, con tutte quelle del 2017 che hanno fatto quel trend e poi sembra che non riprendono più. Quindi non so che dire. Sembra che sia stata un po' una moda passeggera, ma dico, non seguo il tutto, quindi non lo so. È comunque diverso da Uni. Sì, sono diversi. Sì, sembrano simili, ma in realtà sono diversi. E invece questa domanda ve la devo per forza fare. Cosa ne pensate di Michael Saylor e MicroStrategy? Infatti, su questo avevo risposto prima, di Grayscale pensavo si parlava di Saylor e MicroStrategy, quindi mi sono confuso prima su questa cosa. Come la vedete questa loro strategia? Guarda, per quanto mi riguarda, sono società che fanno business su Bitcoin. Molti si illudono che loro comprano e basta, ma questi una volta che comprano devono pure vendere, se no come mandano avanti le società? Quindi secondo me nel mercato azionario il business, gli affari su Bitcoin non si fanno né su MicroStrategy, né su Marathon, né su altre aziende che fanno mining, perché poi fare mining comunque Bitcoin sta diventando sempre più energivoro, quindi ovviamente avranno anche più spese. Il business intorno a Bitcoin molto promettente, nella nostra community abbiamo presentato anche un titolo in questo che sta facendo già il 60%, è un titolo tra l'altro europeo, perché da questo punto di vista gli europei sono più furbi degli americani, che praticamente fa leva su quello che accade intorno a Bitcoin, ovvero i servizi, le banche cripto, tutta questa sfera. Quello è un business interessante, non quello di MicroStrategy o di Marathon, un po' americanate, ecco. Insomma, fanno business, che comprano e vendono, fanno compravendita da su. E invece, sempre per quanto riguarda i mercati tradizionali, l'oro, perché ha fatto una salita spettacolare, anche l'oro ha già fatto, cioè, in una situazione simile a quella di Nasdaq e S&P 500, oppure ha già fatto i massimi? Guarda, sta diventando enigma il gold. Io sono uno specialista del gold, Eldi lo sa.
e ormai è diventato indecifrabile, perché ha perso anche la correlazione col dollar index, cioè sale il dollar index, sale pure il gold, scende il dollar index, scende pure il gold, quando invece prima la correlazione era diretta almeno al 90%. E io sinceramente non so più che dire del gold, perché sta facendo dei movimenti folli. Abbiamo assistito mesi fa al primo short squeeze sull'oro, cioè vi rendete conto che è preso proprio di notte vigliaccamente, proprio per farlo schizzare a 2145, un movimento che si è riassorbito nell'arco di 2 ore. Fatto... sta accadendo qualcosa anche lì, ma di sicuro quello che c'è è che hanno voluto alzare il baricentro della quotazione, che immagino comunque rimanga intorno più o meno ai 2030 ai 2070. Quindi un gold sotto i 1800 difficilmente lo rivedremo più. C'è un gap da chiudere, 1840, quello probabilmente, una volta chiuso quello, immagino che lo farà, tra l'altro neanche, non è neanche imminente la cosa, lo farà nei primi mesi del 2025. E il gold ripartirà, perché tutti gli analisti lo vedono ancora come protagonista per tutto il 2024. Facciamo l'ultima domanda, perché in realtà abbiamo già sforato, però l'ultima, perché è una cosa che interessa anche a me personalmente, cioè io non ci ho investito, però è un progetto che seguo da tempo. Cosa ne pensi di DOT, Polkadot? La chiudiamo in bellezza. No, perché abbiamo nel gruppo dei molti sostenitori di DOT, quindi... ma in sé per sé, tra le big su questo punto di vista è quella che sta deludendo di più, almeno attualmente, quindi non ha avuto una piccola fase ora, ma un po' come tutto il mercato, quindi in sé per sé ancora non ha fatto nulla. DOT, se avrà futuro o meno, intanto ce lo deve dimostrare in questa fase, perché se non spinge in questa fase, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va, vuol dire che è stata un po' aria fritta, come sono state tutte quelle del 2017, e basta, quindi è da vedere, quindi, lo vedremo quest'anno probabilmente. Sono d'accordo, è una cosa che dico anche, questa domanda la fanno sempre anche a me, e io più o meno dico sempre anche queste cose, sono contento che anche tu confermi, perché è evidente, no, quello che sta succedendo, la storia è quella. Direi che possiamo chiudere, che abbiamo già sforato. Allora, io ricordo tutti che trovate in descrizione l'indirizzo del sito di Cap Investing, ma ovviamente anche quello del canale Telegram gratuito, iscrivetevi, tanto non vi ci vuole niente, così almeno ogni giorno avete un po' di loro analisi, che sono sempre molto molto interessanti. Io vi ringrazio moltissimo di aver partecipato. Grazie a te, Marco, per l'opportunità, e un saluto a chi ha avuto la pazienza di seguirci. Perfetto, avete detto molte cose interessanti, quindi ci hanno seguito fino alla fine, ancora un sacco di persone collegate. Noi ci vediamo domani sera, come al solito, nelle mie dirette, nel mio canale alle 20:30, e un saluto a tutti, ciao. Ciao a tutti. Ciao.